Oh, bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qua su Battlefield Hardline. Finalmente gioco, se vogliamo, leggermente nuovo rispetto agli standard a cui Battlefield ci aveva abituato. E abbiamo trovato il libro mastro. Mastro. Se quell'affare ronza significa che le prove sono vicine. Ok, se ronza vuol dire che sono vicine. Quindi qua non ronza più. Mi ha chiuso dentro. Bene. Sembra tipo... Minchia, che figata questa musica anni 90. Bene. Cazzo, prove trovate 3 su 3. Ma dai, questo vi ricorda assolutamente una serie che dovete seguire. E sapete benissimo qual è, quella che ho girato con Matteo, quindi andate a vedere subito Murdered Soul Suspect e vi sganascerete dalle risate con me e Teo. Va bene, allora abbiamo trovato tutto, basta, no? Giusto? Altra roba qui. Vediamo se ci sono segni rossi, questi zozzoni, chissà cosa hanno fatto su questi. Va bene, quindi possiamo andarcene via, no? Nick, vieni a vedere. Hai trovato Tyson? Ma che cazzo? Ah, ma girava i porno. Mica, era uno youtuber? Ok, guarda. Che stanno? Non è mai stato qui, era una chat. Merda. Possiamo ricollegarci? Skype. Ah, fanculo. Mi avete portati qui poi sbirri? Piacente, sei tu la testa di cazzo che vogliono morto. Ciao, Tyson. Ah, cazzo. Di male in peggio. E il tuo amico Tapp ha preso il volo. Credo che i tuoi uomini siano morti. Cazzo! Ehi. Non sono i miei ragazzi, chiaro. È solo che ogni tanto gli passavo della roba. Tyson, chi ti vuole morto? Sai, di solito gli assassini non lasciano un biglietto da visita. Dici dove sei, possiamo proteggerti. Mi spiace, ma ho dei dubbi. Merda. E adesso? Tyson è morto se non arriviamo a lui per primo. Comando, qui 13, ci serve il tracciamento di una connessione IP in uscita. 13, tracciamento in corso. E siamo collegati. Dacci qualche minuto, 13. Ricevuto, andiamo. Minchia che ste... Sappiamo cosa stava facendo Tyson, ma non abbiamo idea di dove sia. Ragazzi, adesso sono troppo curioso di... Non mi ricordo che cosa aveva fatto la Vish. Minchia, smaronato. Addio. Di sopra! Trovate questo stronzo! Trovate questo stronzo. Ma come, come tengo la pistola? Tipo Nigaz? Ok, qui è libero. Ok. Ottima posizione nota. Allora, i nemici controllano l'ultimo posto in cui ti hanno visto e sentito. Indicato sulla mappa. L'icona punto di domanda appare su chi ti sta cercando. Evita i nemici che ti cercano e nasconditi. Se non riescono a trovarti, ti cercheranno altrove. Qualcuno vede quei due sbirri? Merda, possiamo coinvolgere la polizia. Fermo lì! Che cazzo significa? Ma davvero sei un poliziotto, cazzo? Zitto. Ma lei cosa fa intanto? Perché lì... Non muoverti! Ehi, che cazzo! Minchia, non m'aveva visto mentre arrestavo il suo amico. Cioè, lui andava sereno. Ok, allora lì c'è un altro. C'è un altro stronzo. Cazzo, la ZZZ mi ricorda troppo Metal Gear Solid. Ehi, è Snake. Fermo, mani in alto. Ok. Va tutto bene. I sospetti stanno sparando, ingaggiare. 10-4, 13, attenzione. Aio cazzo. Perfetto tempismo per ricaricare l'arma.
Oh. Nicca la macchina ora. Nick Cave. Andiamo, andiamo. Cazzo, che performance da newbo, vabbè, ma comunque io guido io. Detective Dow, ho un indirizzo per quelli. Grazie, comando, mandatemi le informazioni. Tuo amico Tyson non ha idea di cosa l'aspetta. Manderò un'unità aerea a controllarlo. Ci portiamo sul posto, lo prendiamo e dai. Minchia, quanto siamo gasati, quanto siamo poliziotti coi controcazzi. Comunque io vi ricordo che all'inizio siamo stati arrestati. Ma voi, ma guidavo io. Bussa alla porta. Chi è? Porta Mendoza. Sapete che serve un mandato per questo? Fate i bravi, ragazzi. Cos'è? Hai imparato a memoria i tuoi diritti? Senti, non vogliamo arrestarti, ma devi venire via. Prendo la mia roba. Ehi, ti spiacerebbe dirci che cazzo succede? Sai come passo le mie giornate? Al computer. Non vado per le strade da un sacco. Questa è una guerra senza esclusione di colpi e pare che io stia dalla parte dei perdenti, non so altro. Parliamone dopo. Vai! Due colpi, ben due. Mi ha presa! È grave. Cazzo. Oh, cazzo. Ok, tampono la ferita, va bene? Allora, mantieni per applicare pressione. Allora manteniamo. Porca puttana! Lo so, tieni duro. Non siamo qui per servirlo. Vabbè, ma... Nick! Non che devo fare? Tra l'altro sembra già invecchiata, è bastato un colpo a farle venire... No, ma che cazzo di pistola ha mandato? Minchia, sta perdendo una marea di sangue. Devi aiutarla! Concentrati su di loro e batta! Ok. Dai! Resisti. Ma ammazza, ma con cosa ci stanno sparando? Con munizioni proprio quelle... Cazzo! Kai, resisti! Se la caverà, non mi sembra proprio. Ma perché? Ah, dovevo mantenere. Ma vai a cagare, mi ero distratto un attimo. Ok, dai che ce l'ho quasi fatta. Oh, ragazzi, mi ero scordato di pigiare. Credo abbia preso un'arteria. Sei fortunata a non esserti dissanguata. Maninato, ora! Buonasera anche a voi. Detective, conosci quest'uomo? Oh, lui? Sì, è uno che lavora al computer. Minchia, la svuota hanno mandato, mica cazzi. Va bene. Ok, quindi si torna a scuola, è passato. Va bene, giochiamo all'episodio successivo, direi. Gioca episodio successivo. Check out, ragazzi. Kia è fuori servizio da qualche settimana e, porcaccia la miseria a me, trova le prove per completare le indagini e sbloccare armi speciali. Indagine all'Elmore Hotel, ragazzi, ricordiamocelo, hot shot al dettaglio. Ah, merda, sì. Ok, ricevuto, sì, ricevuto. Altri due corpi ripescati da Manatee Bay. Dovrebbero usarli come boe. Mendoza, concedimi un minuto, ti prego. Attenzione, giovane detective di corsa. Kai. Il detective Dow torna in servizio attivo. Contro il parere del suo medico, ma non contro il mio. Stai bene? Niente più softball, ma è tutto ok. Mendoza, la coca che avete recuperato tu e Stoddard veniva dalla Colombia, via mare.
È un po' che non vedevamo queste cose. Adesso passa tutto dal Messico. Che dice Tyson Latchford in proposito? È saltato fuori che il signor Latchford ha un avvocato con le palle quadrate. Ecco, Leo Ray, noto anche come Stingray, grossista dei cartelli. Ieri mi ha chiamato nel mio ufficio, dice di avere informazioni sulla guerra della droga che sta devastando Miami. Dobbiamo prendere Leo. E con discrezione. Noi tre siamo gli unici a sapere questa cosa. Non è detto che qui sia più sicuro che per strada. Mi sono spiegato? Sì, signore. Bene, andate. Bella lì. Quanto siamo fighi a bestia, ragazzi. Secondo te Dose ha ragione, ci sono delle mele marce. Se Dose è preoccupato, dovremmo esserlo anche noi. Minchia, la stazione della polizia di Miami Beach è troppo bella. Sì, sto bene. Una favola. Tra l'altro io ho visto anche un arresto mentre lì. Io non capisco. Ma va? Tu sei? Beh, fai orari terribili, lo stipendio ridicolo, però. Sì, ma a parte quello, perché lamentarsi? Ecco il nostro uomo. Ok, resta vicino alla macchina. Guardami le spalle. Resta vicino alla macchina. Dei gorilla, Leo. Pessima idea. Chi è quello? L'ho incontrato mentre andava allo zoo. Ha detto che voleva vedere una specie in via di estinzione. Ma ti pare normale? Ho chiesto di vedere Dose. E Dose ha mandato noi. La prossima volta che mi squilla il telefono, sarà meglio che Dose mi dica dove e quando faremo questa famosa chiacchierata. Non sono qui per parlare con dei galoppini col distintivo. Ho bisogno di protezione. Mi perdo la partita. Andiamo. Posso pensarci io. Te lo scordi. Ehi. So che hai fottuto Tyson Latchford. Con tutto quello che c'è stato fra voi, che razza di persona sei? Risparmia il fiato per Dose. Stinger, quali sono gli ordini? Di pure al tuo capo che questa era un'occasione d'oro e l'hai mandata a puttana. Dammi la borsa, Leo. Oppure giuro che gli sparo. Leo, cazzo! Niente, sparo! Prendetela! Sono qui! Via dalla strada! Kai! Che cazzo sono questi? Qualcuno che sa che Leo sta parlando! Bene, 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 bene. No, cazzo! Minchia, questa bomba! Aspetta, vediamo se riusciamo. No, ok. Cazzo, il fucile a pompa ci sta, ragazzi. Dai, corri, cazzo, corri! Attenzione lì! Non muoverti! Che cosa? Ok. Via. Tengo d'occhio. Siete morti, Leo! Lo tiene d'occhio, posto così. Posso parlare, corre! Beh, però è carino, dai. Se mi uccidete non avrete niente. Deve entrare. Hey, sta rispondendo. Oh cazzo, cazzo. Trevi ci sta attaccando sul petto. Sta salendo le scale. Ragazzi, qui c'è un altro stronzo. Scusate ragazzi, ma non mi viene da mirare con la pistola, in tutta onestà. Non chiedetemi perché, ma proprio. Sì, lo perdiamo, ok. Seguo subito Leo. Leo la scorreggia. Allora vai in ferie. Minchia, che idolo. Leo, fermati, cazzo. Dai, dai, cazzo, Leo. Però correre così. Va bene che devo fare sport, però. Equipaggio allo scanner, fermo. Mi vedo, partner. Fermo. Ok,
Che poi sblocco le robe qua. Ho sentito TDT. Lì. No, un cazzo. Bene, a posto così. Ti stai facendo perdere tempo. Apri lo scan. Eh no. Fermo lì. Rilassati. Ma quale rilassati? Suka. Dai che devo trovare più indizi possibili. Ok. Non ti muovere, sei in arresto. Va bene. Oh, perfetto, perfetto. Devo assolutamente trovare il tempo però di scansionare tutto quello che si può scansionare. Siamo solo venuti a prenderti. Eh? Ma che cazzo? Merda. C'è uno qua, c'è uno qua. Ok. Benvenuto in famiglia, caro Uzi. E questo? Sto monello, ma guarda un po' te. Ah, ho già finito le munizioni. Ah, quindi porca vacca. Fatto male. Fatto male, cazzo, a... Quindi sapete che vi dico, pigliamo una ridente pistola nemica. E allora adesso possiamo scannerizzare tutto lo scannerizzabile. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Ok, niente. E vabbè. Ragazzi, io ci ho provato, sembra non esserci niente. Qui sicuramente c'è qualcosa, dai. Vediamo un po'. Lo perdiamo! Segui Leo! Arrivo. Seguo Leo. Va bene, dai, seguiamolo prima che poi... Ecco. Ah, porcaccia la miseriacciala! Ragazzi, a volte si fallisce così. Mi spiace. Alla prossima!